quest'estate in provincia di Viterbo, sempre quest'estate nella mia provincia, in provincia di Pavia. Però in tutti i casi c'è stato un confronto col prefetto di turno e si è arrivati a una soluzione. Io parto però da un presupposto e da un'idea, che è vero che se d'ora in avanti tutti faranno le barricate succederà quello che è successo a Goro. È altrettanto vero che non possiamo arrivare, non possiamo che ci sia il precedente, cosa che ormai c'è, perché c'è stato anche in provincia di Verona, che il prefetto requisisce una struttura e decide d'imperio di mandarti qualcuno. Allora, se ci troviamo in una situazione così, dove il prefetto di turno, che rappresenta lo Stato, è vero, prende una decisione senza confrontarsi neanche con l'amministrazione, senza spiegare, come è stato detto già prima qui, che cosa sta succedendo, in un momento storico come questo, dove c'è tanto pregiudizio e dove c'è tanto anche tante situazioni che comunque non vanno nella direzione dell'integrazione. È normale che i cittadini si difendano come possono e difendersi come si Sì, può dopodiché però mi succede scusi, sentirà, questo. perché io le ho viste le immagini anche dell'altra notte, no? Ho visto che un carabiniere con molta calma ha detto a quelle persone, guardate che parliamo di 11 donne, una è incinta, e la piazza mediamente ha risposto non ce ne frega niente. Cioè è un paese che si sta imbarbarendo questo, perché non ce ne può non fregare niente di 11 donne di Un uomo cui di una è incinta. cultura, un uomo di cultura. Come Manzoni spiegava bene che cos'è la piazza. E la piazza poi va dietro a quello che ci sono i capetti di turno che Sono gestiscono. d'accordo, e perciò ci sono le classi dirigenti che devono fare un altro E di mestiere. conseguenza ci deve essere una classe dirigente, che è quella dello Stato, che è lo Stato, che è il prefetto, che non può permettersi di prendere una decisione del genere sulla testa dei cittadini.